Tutto facile per il Gela Football Club contro il Vittoria. La fuga adesso è servita. Squadra che ha vinto 5 partite su 6 ed in testa alla classifica con 19 punti. Niente da fare per gli ospiti del Vittoria arrivati al Vincenzo Presti con circa 100 tifosi al seguito. La gara è stata anche condizionata dal forte vento, ma la formazione di Francesco Evola è stata sempre nettamente superiore. Già dopo 13 minuti la squadra di casa in vantaggio. Bellissimo il gol di Alex Giaquinta, che lascia sul posto l'avversario con una finta e scaraventa sotto la traversa per il gol dell'1-0. Il raddoppio arriva dopo appena 4 minuti dal cross basso del capitano Ascia. C'è la sfortunata deviazione di Rosario Iapichino per il gol del 2-0. Il Gela FC potrebbe anche dilagare al 25esimo, Giaquinta sfiora il bis, la palla lambisce il palo alla destra del portiere Mignacca. Al 32esimo l'unico squillo del Vittoria nel primo tempo con un tiro di sinistro molto forte ma alto di Diof. Nella ripresa i ritmi calano in maniera evidente, ma all'11esimo viene commesso un fallo plateale sul capitano Ascia e dal dischetto l'attaccante Scerra con uno scavetto segna su calcio di rigore il gol del 3-0 definitivo. Poi la girandola di cambi con l'esordio del neoacquisto Fabio Campanaro. L'unico brivido per la porta di Pizzardi arriva a 3 dal termine con il colpo di testa di Lauretta, ma sulla linea Spatola evita anche il gol del 3-1. Il Gela FC va in fuga, il campionato si ferma, domenica c'è la trasferta in Coppa Italia con il Raffadali. I ragazzi sono stati per l'ennesima volta fantastici e gli devo fare veramente complimenti, infatti era quello che oggi volevamo, i tre punti a tutti i costi, anche perché il campionato si ferma per 2 giornate, abbiamo la Coppa Italia e questo per noi oggi era molto importante. Io dico sempre ai ragazzi di pensare domenica dopo domenica e di guardare in avanti, non guardare la classifica, ovviamente siamo alla 7ª giornata dal girone di ritorno ci pensiamo, per il momento ci godiamo questo momento fantastico e ovviamente un plauso va ai ragazzi perché stanno mettendo continuità, impegno e tanto cuore. Questo cambio mi ha dato tanto nel corso degli anni, quindi sembra un'emozione tornare a giocare e soprattutto poi farlo con una squadra davvero che ha tantissima voglia di fare e tanto entusiasmo, è un piacere giocare con loro. Ho trovato un ottimo livello, sono allenati molto bene, e sono giovani che sicuramente nel corso degli anni diranno la sua in altre categorie. Diciamo che questa è una categoria di passaggio, speriamo di toglierci belle soddisfazioni e magari guardare il futuro anche in un'altra categoria. E oggi quello che contava era la prestazione, siamo riusciti a sbloccare subito la partita e devo dire che poi ci è venuto tutto più facile, abbiamo acquistato sicurezza minuto dopo minuto e siamo riusciti a conquistare i 3 punti. Adesso con l'acquisto di Fabio Campanaro che ci darà una grossa mano anche dal punto di vista dell'esperienza, devo dire che adesso siamo abbastanza completi.